Davanti alla telecamera Max Colaci, dietro la telecamera Sebastiano Tei, che per l'occasione ci fa da cameraman. Max, che rapporto c'è fra voi due? Ma ottimo, insomma, credo che cioè, fin dall'inizio abbiamo instaurato un buon rapporto. È stato uno dei primi ragazzi nuovi, insomma, che ho conosciuto il giorno prima dell'inizio della stagione. Eravamo, mi ricordo, con Jack, la Marisa, la mia ragazza, siamo andati a mangiare una pizza, insomma, è stato uno dei primi che ho conosciuto. Va bene, bene, lavoriamo bene insieme, quindi bene così. È anche cambiato il tuo ruolo, perché una volta eri il libero meno esperto o meno anziano con Barreto, adesso invece sei quello che deve dare i consigli. Sì, sì, è vero, è vero. Insomma, quando posso, quando capita, insomma, l'occasione, insomma, cerco anche di aiutare un po' Seba. Lui è la prima esperienza in Serie A. Credo che comunque abbia, insomma, delle ottime potenzialità. Si allena bene, è un ragazzo che si allena sempre al massimo, e questa è la cosa più importante. Parlando invece della sfida di sabato con Vibo Valencia, pochissimo tempo per prepararla, un viaggio lungo e la prima trasferta di due trasferte impegnative, Vibo Valencia e Lugano. Sì, sì, abbiamo, ma questo periodo è pienissimo, giochiamo sempre, abbiamo subito due partite importantissime. A Vibo, insomma, sappiamo, un campo difficile, quindi sarà molto dura, ma per noi è una partita fondamentale, anche perché il girone sono le ultime partite del girone d'andata, insomma, ed è importantissimo fare dei punti, perché noi vogliamo arrivare nelle prime quattro in modo da giocare il primo turno di Coppa Italia in casa. E poi abbiamo partita la trasferta di Lugano, che sarà fondamentale per il nostro cammino in Champions. In Champions ci manca veramente poco, e speriamo, insomma, di poter chiudere il prima possibile la pratica. Pala Valencia è un campo molto caldo, però ultimamente con Vibo Valencia è sempre andata piuttosto bene, negli ultimi 12 mesi 4 vittorie su 4 incontri. Sì, sì, è vero, anche Vibo poi ha cambiato tantissimo quest'anno, e niente, noi vogliamo continuare in questa striscia positiva contro Vibo, e ripeto, sarà dura, perché Vibo è sempre stato un campo molto difficile, molto caldo, però noi siamo carichi, in questi giorni prepareremo questa sfida. Sarà un viaggio abbastanza lungo, perché partiamo, saranno quasi due giorni di trasferta, quindi, però bene, insomma, noi siamo carichissimi, sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo pronti anche per questa sfida. Dopo la partita interna con Macerata persa per 3-1, in casa avevate denunciato qualche difficoltà vincendo sempre solo a tie break contro Latina e Città di Castello. Questo 3-0 con Izvir vi ha sbloccato in qualche modo? Sì, credo di sì. Probabilmente dopo Macerata volevamo dimostrare al nostro pubblico, insomma, le nostre potenzialità, la nostra forza. E probabilmente abbiamo fatto degli errori che in trasferta in genere non commettiamo, insomma, abbiamo voluto strafare in alcune situazioni, abbiamo avuto meno pazienza del solito, mentre contro Izmir, insomma, abbiamo giocato, credo, una buona partita, un po' in tutti i fondamentali, insomma, anche lì abbiamo commesso qualche errorino, forse nel secondo set ci poteva costare caro, però, insomma, alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti, che era la cosa più importante.